Bentornato Gutier, bentornata. Stavamo trattando il pannello di controllo, nella fattispecie il backup e il ripristino. Ora terminiamo la trattazione del ripristino, partendo da un ripristino del computer da un file immagine, ossia un backup creato precedentemente tramite un file immagine. Se ti sei messo o ti sei messa al riparo dalle incognite nell'utilizzo, grazie appunto a questo tipo di backup, potrai ripristinare il file immagine precedentemente creato per ripristinare l'intero sistema operativo e riportarlo alla funzionalità. In questo caso, naturalmente, dimostrerai di possedere competenze tali da renderti indipendente per ripristinare l'efficienza del sistema operativo e poter risparmiare del tempo e perché no anche del denaro, in quanto hai tutto già in casa, per così dire, passami la battuta, non devi scendere a fare la spesa. Il file immagine di backup che avrai creato precedentemente lo utilizzerai per rimpiazzare, sostituire la precedente configurazione, ossia il precedente sistema operativo presente sul computer. Sarà copiato per intero nella partizione dove risiede normalmente il sistema operativo, la partizione indicata con la lettera C, ripartendo così dalla data nel quale questo file immagine è stato creato. Il backup del file immagine non è del tipo usa e getta, quindi nel momento in cui lo utilizzerai una volta per ripristinare l'efficienza del computer, sarà sempre presente e potrai accederne in qualsiasi momento, anche teoricamente infinite volte. Al termine dovrai naturalmente riaggiornare i programmi alle nuove versioni ed installare gli aggiornamenti rilasciati dalla Microsoft dopo la data impostata dal ripristino del file immagine, quindi tutti i programmi che avrai precedentemente installato dopo questa data non li troverai più e quindi dovrai riaggiornarli. Questo se hai utilizzato un file immagine completo, ossia un file immagine al cui all'interno c'è il sistema operativo, i driver, i programmi e gli aggiornamenti del sistema operativo stesso. Se invece hai utilizzato un file immagine per così dire incompleto, ossia composto magari solo dal sistema operativo oppure in aggiunta driver aggiornamenti, dovrai soltanto installare tutti i programmi che normalmente utilizzi e gli aggiornamenti al sistema operativo non presenti all'atto della creazione. Ma come si avvia il ripristino da file immagine? Devi naturalmente accendere il computer e avviarlo da disco, da CD-ROM o da lettore DVD, e al suo interno dovrai aver inserito il disco di ripristino che avrai creato precedentemente. Ricorda, per nota, il disco di ripristino è dedicato non solo per sistema operativo, ma anche per tipologia di sistema operativo, ossia un disco di ripristino creato per un sistema operativo a 32 bit non è adeguato per un sistema operativo a 64 bit e viceversa. Dopo la schermata per la selezione della lingua, ovviamente di italiano, si mostreranno due possibilità. La prima che abbiamo visto in precedenza, se hai problemi di avvio, in questo caso dovrai ripristinare il computer sfruttando un file immagine creato precedentemente. Quindi hai due opzioni: ripristino all'avvio o ripristina l'intero computer partendo appunto da un file immagine. L'ambiente di ripristino individuerà eventuali file immagine all'interno dei dischi rigidi e tu potrai selezionare quello che più ti aggrada, soprattutto naturalmente se ne hai impostati più di uno, se ne hai creati più di uno. Se ne troverai naturalmente soltanto uno, avrai presentato soltanto un file immagine. In questo caso è riportato soltanto il file immagine più recente. Qualora tu voglia selezionarne più di uno, seleziona questa opzione e cliccando su avanti avrai presentati i diversi file immagine che avrai creato. Fatto ciò, una notifica ti allerterà
che tutti i dati presenti in quel momento nella partizione C verranno persi, perché il nuovo file immagine andrà a sovrascrivere, a cancellare e riscrivere tutti i file del sistema operativo ed eventualmente driver, programmi ed aggiornamenti. Cliccando su sì, avvierà la procedura di ripristino. La durata di questa procedura sarà variabile e al termine il riavvio del computer ti mostrerà il risultato sperato, ossia il sistema operativo totalmente ripristinato. Potrai naturalmente interrompere in qualsiasi momento prima del completamento il ripristino, ma in quel caso potresti avere dei problemi a riavviare il computer in maniera corretta. Altra possibilità è sfruttare l'avvio del computer prendendo in considerazione l'ultima configurazione nota, ossia l'ultimo avvio efficace del sistema operativo. Se ad esempio hai qualche problema infatti ad avviare il sistema operativo, o se si avvia ma non funziona correttamente, puoi accedere a questa opzione, che è un ripristino tutto sommato blando, in quanto non va ad alterare tutto il sistema operativo, ma solo quelle relative allo stato precedente, all'ultimo funzionamento che era corretto, quindi l'ultimo avvio corretto del sistema operativo. Non andrai ovviamente a ripristinare tutto il sistema operativo. L'opzione avvia il sistema operativo infatti scegliendo l'ultima configurazione nota e funzionante, utilizzando così le impostazioni del sistema più recenti. In pratica risale all'ultimo avvio che è stato portato a termine con successo, quello di ieri, l'altro ieri o l'ultimo prima di questa accensione che ti ha presentato eventuali problemi. Questo perché quando si accende e si spegne il computer, le impostazioni di quello status vengono salvate nel cuore del sistema operativo stesso, ossia il registro. In questo tipo di ripristino vengono utilizzate quelle impostazioni. Può accadere naturalmente che variazioni impostate da recenti installazioni facciano traballare il registro e quindi mancare l'avvio corretto del PC. Optando per tale opzione potresti risolvere semplicemente attingendo proprio agli ultimi dati presenti nel registro relativi all'ultimo avvio conosciuto e funzionante. Ma come si avvia? Quando si accende il computer, subito dopo la prima schermata di interfaccia del BIOS, comincia a premere ripetutamente il tasto funzione F8. Dopo pochissimi secondi avrai mostrate le varie opzioni di avvio. Una lista ben definita che varia da sistema operativo a sistema operativo. Tramite la tastiera puoi spostarti lungo questo menu e individuare appunto l'ultima configurazione valida nota. Seleziona quindi questa opzione e premi invio. Il sistema operativo si avvierà seguendo i parametri relativi all'ultimo avvio efficace. Verosimilmente il sistema si avvierà correttamente a meno di problemi più gravi. Altra possibilità è il ripristino di file. Se hai voluto metterti a riparo da eventuali sorprese, avrai creato anche dei backup di file personali. Lasciamo perdere per il momento il sistema operativo, andiamo ad individuare come ripristinare i file che avrai eventualmente perso grazie al backup degli stessi. In questo caso la procedura potrà andare a sostituire e recuperare tutti i file e le cartelle che sono contenute nel backup, oppure solo alcuni di essi. Come si avvia in questo caso il ripristino di file? Sempre dalla sezione backup e ripristino del pannello di controllo troverai alcuni pulsanti che ti permetteranno di eseguire un ripristino di file in base a ciò che vorrai ripristinare. Potrai ripristinare i file personali, oppure ripristinare i file di tutti gli utenti, oppure selezionare un backup per il ripristino dei file, in pratica scegliendo uno di questi tre pulsanti. Una volta eseguita l'opzione, ti si presenterà la lista dei backup che avrai precedentemente creato
e quindi seleziona il backup che vorrai ripristinare in base alla data. Avviando la procedura dovrai decidere se selezionare tutto il ripristino dei file o solo alcuni di essi e decidere poi se riposizionarli nel punto precedente di origine oppure in un'altra posizione. Come puoi vedere, questa è la partizione dove è stato creato il file di backup e questa è la cartella, il percorso e la cartella dove andrai a ripristinare questo insieme di file che io ho simulato tramite questo screenshot. Per avviare il ripristino da questa schermata dovrai cliccare su aggiungi file. Dopo la selezione partirà il ripristino, che avrà una durata variabile in base alla corposità del backup, quanti file e cartelle ci sono all'interno e può variare da pochi secondi a decine di minuti. Subito dopo la schermata precedente avrai il riepilogo che ti dirà dove andare a posizionare la cartella ed i file che dovrai ripristinare. Dopodiché clicca su avanti per proseguire il ripristino dei file. Potrai decidere se ripristinarlo nello stesso percorso oppure cliccando su quest'altra opzione e sul pulsante sfoglia indirizzare il ripristino su una partizione o cartella alternativa. Al termine clicca pure su ripristina per il ripristino dei file. In questo caso questa cartella all'inizio non era presente, subito dopo il ripristino troverai posto nella stessa posizione e all'interno i file memorizzati nel backup. Per ripristinare da file immagine dopo la schermata iniziale del BIOS, a questo punto digita un tasto sulla tastiera per avviare dal disco di ripristino. In questa schermata digita pure su invio per ripristinare ovviamente Windows 7. A questo punto inizierà il caricamento dei file necessari per il ripristino del file. Questo tempo sarà variabile, ma di norma non impiega che qualche secondo, al massimo pochissimi minuti. Al termine di questa schermata si presenterà la selezione della lingua, quindi in questo caso naturalmente troverai già preselezionata la lingua italiana e lascia pure questa selezione, quindi clicca su avanti in questa schermata. Successivamente inizierà la ricerca delle installazioni di Windows, ossia i sistemi operativi installati sul tuo computer. Anche qui il tempo è variabile, ma di norma non dura moltissimo. Nella schermata successiva tu hai la possibilità di eseguire una doppia selezione. Naturalmente nel primo caso, dopo aver individuato che effettivamente si tratti di Windows 7, potrai scegliere se ripristinare all'avvio del sistema operativo oppure, come in questo caso dobbiamo fare, ripristinare il computer utilizzando un'immagine di sistema creata in precedenza. Quindi seleziona questo segno di spunta, dopodiché clicca sul pulsante avanti. Verranno ricercati i file immagine presenti nel disco, nel tuo disco rigido, e verrà presentato il file immagine più recente. Nel caso non fosse questo quello che ti interessa, puoi sempre selezionare un altro file immagine cliccando su questa opzione e andare a ricercarne un altro all'interno del disco rigido. Ma ora naturalmente scegliamo questo e quindi clicchiamo sul pulsante avanti. Nella schermata successiva tu hai la possibilità di formattare e ripartizionare i dischi come nella versione precedente, ossia quando hai creato il file immagine, ma fai attenzione nel caso in cui tu abbia variato le configurazioni delle partizioni, cliccando su questa opzione potresti perdere dei file, quindi lascia pure così e clicca su avanti. Qui hai presentato il riepilogo del file immagine che andrai a ripristinare in termini di data ed ora. Al termine clicca sul pulsante fine. Ti verrà chiesta una conferma per avviare la procedura, ricordandoti che verranno sostituiti tutti i file precedenti. Clicca su sì e inizierà dapprima la preparazione del ripristino del file immagine e successivamente la sostituzione dei file stessi. Puoi interrompere in qualsiasi momento l'operazione, ma fai attenzione perché potresti avere difficoltà a riavviare il computer se parte del file immagine è già stato ripristinato.
La durata di questa operazione è variabile in base alla corposità del file immagine, ma comunque con poche decine di minuti potrai cavartela. Per ovvie ragioni didattiche, renderò più rapida questa operazione in fase di montaggio. Al termine puoi riavviare il sistema operativo cliccando sul pulsante relativo. In questa fase non premere alcun tasto sulla tastiera, altrimenti rinizi il percorso. Inizierà la fase di avvio del sistema operativo ripristinato dal file immagine. Devi soltanto monitorare la funzionalità che tutto sia andato per il verso giusto. Infatti, se non si sono verificati errori, Windows si presenterà a te dopo qualche istante. Per avviare l'ultima configurazione nota, subito dopo la prima schermata del BIOS, devi premere ripetutamente il tasto F8 finché non compare questa schermata, questa lista, nella quale potrai selezionare le varie opzioni. Individua tramite la tastiera ultima configurazione valida nota e premi il tasto invio. Si avvierà una procedura automatizzata, andrà ad essere pescata la configurazione dell'ultimo avvio di Windows efficace e si presenterà a te se tutto funziona correttamente. Terminiamo ora la visione di come ripristinare dei file da un precedente backup. Clicca su Start e accedi al pannello di controllo sempre tramite il solito pulsante Backup e ripristino. In questa schermata hai tre possibilità: ripristina i file personali, i file di tutti gli utenti oppure da un backup. Clicchiamo su ripristina file personali. Qui hai la possibilità di selezionare i file oppure le cartelle che dovrai ripristinare da ovviamente uno o più backup che hai precedentemente creato. Indirizza pure la ricerca dove hai memorizzato il backup e vai ad individuare eventualmente il tuo backup, o meglio, il backup dove sono presenti i file che ti interessano. Dopo la selezione, clicca pure su Aggiungi cartelle o file. Avrai mostrata la schermata di riepilogo di dove andrai a ripristinare i tuoi file dal precedente backup. Clicca pure su Avanti e in questa opzione puoi ripristinare i file nel percorso originale o un'altra parte. Andiamo a visionare dove eventualmente dovremmo ripristinare, quindi una serie di clic per individuare perfettamente la cartella dove andremo a riposizionare il backup dopo il ripristino. Questa è quella dove dovremmo visionarlo. Andiamo quindi a ripristinare i file. Dopo qualche secondo troveremo appunto i file ripristinati perfettamente. Possiamo replicare la procedura da un backup, anziché andare a ricercare i file. Il sistema cercherà automaticamente i backup disponibili, starà a te scegliere quale è più utile alla tua necessità. Ovviamente in questo caso puoi selezionare tutti i file di questo backup cliccando su Avanti. Anche qui puoi ripristinare i file nel percorso originale, quindi andiamo a riposizionarci dove avevamo precedentemente rimosso il backup. Dopo ripristino variabile in termini di durata, troverai i file nella posizione precedente. Bene, nella prossima lezione avrai in visione una nuova sezione del pannello di controllo. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!